Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Napoli. Allora raga, veniamo da un episodio pesantissimo, due bruttissime sconfitte che ci hanno fatto perdere la vetta della classifica contro Lazio e Inter, entrambe perse per un gol di scarto praticamente, e quest'oggi proveremo a rialzarci prima contro l'Hellas, poi il Milan, che è un'altra partita estremamente importante, e poi affronteremo anche il Bologna. Ma prima di iniziare, raga, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità, e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link è in descrizione. Detto ciò, raga, andiamo in campo. Napoli, Hellas, Verona, Hellas che lotta per la salvezza, anche se non esiste la Serie B. Raga, ho deciso di fare vari cambi, parecchi cambi, visto che le cose non stanno andando bene, due sconfitte consecutive, è giusto mescolare un po' le carte. Quindi, sempre Meret fra i pali, poi in difesa Bernat, Koulibaly, Joe Gomez, e proviamo per la prima volta un nuovo acquisto Correa. Poi centrocampo Lobotka, Bakayoko, Zielinski, in attacco Wamajetunga, Origi e Skovolsen, quindi attacco tutto rivoluzionato. Occhio all'Hellas che schiera un temibilissimo attaccante di nome Alan. Questo qui secondo me sarà devastante. Speriamo che non sarà il nuovo Bu, ma non so in quanti potranno afferrare questo riferimento, mi sa in pochi però. È un riferimento molto importante. Tra l'altro, sempre nell'Hellas, questa è la cosa assurda, però potrebbe essere un giocatore completamente insignificante. Cheat. Occhio, Darida, palla per Zaccagni, prova le finte, ancora palla per Darida, ma come gioca l'Hellas, raga, qui? Meno male che è arrivato il miracolo di Meret, ma la vedo brutta pure questa qui. L'Hellas gioca in un modo troppo eccessivo per essere una squadra all'ultimo posto praticamente. Raga, occhio, palla per Lan. Barak prova a girarsi, si gira bene, proprio Koulibaly, la palla resta lì, proprio a Lan. Vediamo, palla dentro, Barak. Diciamo che dovevano farlo sto gol, eh. Raga, si è spento improvvisamente tutto, la mia squadra, il mio Napoli, tanto scoppiettante di qualche puntata fa, è completamente sparito. Niente, raga, termina anche il primo tempo, siamo sotto 1-0. Se contro Lazio e Inter ci poteva stare, quest'oggi no, raga, l'Hellas è troppo bustata oggi. Occhio che Origi è passato, non sa manco lui come ha fatto. Origi, cogliamo la palla al balzo di Vocco Origi, la mette dentro 1-1. Meno male che pareggiamo subito. Speriamo che nel secondo tempo le cose siano più equilibrate, perché è veramente una cosa senza senso. Speriamo bene. Qui questo errore della difesa mi fa ben sperare. Bravo Origi, estremamente cinico, spiazzato Silvestri, 1-1. Bravo di Vocco, sei sempre importante alla fine. Occhio Skovolsen qui, bravo ad avanzare, buon tocco per Zielinski. Va dentro, bene, vai Origi, anzi Wamajetunga 2-1, l'abbiamo ribaltata in manco 10 minuti. Wamajetunga, bravo, sì, zittisci tutti, tutti zitti. Esultanza fatta al momento giusto. Qui bellissima palla dentro di Zielinski, bravissimo Wamajetunga di inserirsi. Raga, quando gli esterni o comunque le ali fanno questi movimenti che di solito fa il centravanti, è una cosa che mi fa impazzire, perché è una cosa bellissima. È estremamente giusto, esattamente quello che voglio. Se l'attaccante sta facendo altro, non si sta inserendo, voglio che vada un'ala, perché ho sempre bisogno di qualcuno che vada in profondità, e in questo caso Wamajetunga è stato bravissimo. 2-1, adesso siamo in vantaggio, speriamo bene. Adesso servirebbe qualche golletto in più per mettere veramente le cose a posto e far stare tutti zitti e buoni. Tanto raga, la prossima la perdi, perché col Milan, se manteniamo la linea di Lazio e Inter della scorsa puntata, con il Milan perdi sicuro, quindi cerchiamo assolutamente di vincere oggi. Occhio qui, lancio lungo, parabolico, palla dentro. Raga, avete visto che azione hanno fatto? Eh? Mi sembra normale? Comunque, raga, per il momento Bu era molto più forte. Occhio qui, Zielinski, bravo di testa. Origi, dai, Skovolsen. Bella la palla di Origi. Skovolsen, no, Skovolsen. Perché fanno sti movimenti, sti animazioni strane?
Occhio Righi, buono per lo botto cave subito. Ma mangi Tunga, ti prego, mangi Tunga. Ma mangi Tunga, ti prego, chiudila, 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 chiudila. Ma mangi Tunga, 3-1, doppietta. Ed è sicuramente il migliore in campo quest'oggi. Anche se, raga, Bakayoko forse non l'avete visto, ma lì in mezzo al campo era una diga. Comunque, 3-1, doppio vantaggio e un gol che sta di vittoria. Doppietta di Mamangi Tunga qui. Sono voluto andare sul sicuro col tiro forte sul primo palo. Fortunatamente non ha sbagliato il nostro Silas. E siamo sul 3-1. Adesso cambi. Raga, dentro Mertens per Origi. Chucky Lozano al posto di Skovolsen, nel campo anche Elmas al posto di Piotr Zielinski. Ok raga, arriva anche il fischio finale, 3-1, bella vittoria, fondamentale perché serviva assolutamente aggiungere di nuovo qualche punto alla nostra classifica e fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Ok raga, il momento è arrivato, partita contro il Milan, l'Inter ha giocato già, sta continuando a vincere, ha vinto anche la Lazio, quindi in caso di sconfitta abbiamo anche la Lazio alle spalle. Siamo scesi anche nella valutazione dell'allenatore. Il motivo è molto semplice, perché almeno in questo caso, oltre vabbè alla Coppa Italia, all'Europa League fallita, che si sa già che è fallita, l'ultima email mi è arrivata per questi obiettivi, ovvero acquista 3 giocatori provenienti dall'Asia, che sinceramente non ho ben capito perché ho mandato un osservatore in Asia apposta. Ho provato ad ingaggiare un giocatore prima nel vivaio e poi portarlo anche in prima squadra, ma non è cambiato nulla. Non so perché 1 su 3 non ne ho mai preso uno dall'Asia, non capisco sta cosa, vi giuro. Ditemi se effettivamente c'è un modo per fare questo obiettivo, che come sta scritto sembra fattibilissimo, altrimenti non lo so. E poi raga, ottieni 7 reti inviolate in casa. Purtroppo se l'Hellas Verona mi viene a giocare in quel modo in casa è difficile riuscire a sbloccare questo obiettivo. Comunque raga, non ci pensiamo, alla fine è una cosa di poco conto. Andiamo ad affrontare il Milan, la partita raga che diventa fondamentale, forse ancora più fondamentale di quella contro l'Inter. All'andata 0-0 al Maradona, adesso difficilmente finirà 0-0. Comunque raga, Meret fra i pali, Bernat, Koulibaly, Gio Gomez e Di Lorenzo, Fabian Tonali che è diventato un 81 ed è grande ex, dall'altra parte Demme ovviamente, Elmas sul centro-destra, non perché Zielinski fosse stanco, ma proprio perché mi sento di mettere Elmas, e poi in attacco i soliti Lorenzo Insigne, Victor Osimhen che deve un po' tornare a sbloccarsi, a giocare come prima, e Chucky Lozano sulla destra. Lui sembra l'unico che resta sui suoi standard. Tra l'altro raga, si gioca anche di giorno, di solito questa qui è una partita per il serale, non so perché Gio Gomez era così avanzato. Comunque effettivamente si gioca, saranno tipo le 3, le 6 di pomeriggio, forse avrebbe più senso. Comunque raga, non ci interessa, giochiamoci questa partita, occhi apertissimi, occhi anche infuocati, perché non bisogna assolutamente perdere. Occhio Tonali, un po' di spazio, avanza Vidi Osimhen, si è sbarcato bene Osimhen, vai Osimhen sul primo palo, però purtroppo oggi in porta abbiamo un portiere il più forte del mondo, Gigio Donnarumma. Occhio però al corner Osimhen anticipato da Sanemakers, Elmas col sinistro anticipato anche lui, o comunque ribattuto. Occhio al Milan, a tempo abbondantemente scaduto che non si vede neanche più che minuto siamo. Prova ad avanzare il Milan, vediamo un po'. Rebic tenta un cross, bravo Fabian Ruiz, direi che è ora di andare negli spogliatoi. 0-0 all'intervallo raga, sta facendo fuori la stessa partita dell'andata paradossalmente. Raga, non capisco perché, ma contro il Milan automaticamente entrambe ci annulliamo. Koulibaly, che chiusura ha fatto Koulibaly, occhio che si riparte, Elmas, buon il tocco, per Osimhen, lo vedi Fabian che si inserisce, Fabian prova direttamente il tiro in porta, sarà calcio d'angolo, bravo Fabian Ruiz che con gli inserimenti devo dire che è un maestro. Occhio, palla dentro, Osimhen da calcio d'angolo, e solo così si poteva sbloccare questa partita, da un calcio piazzato 1-0, assist del grande ex Sandro Tonali. Osimhen che svetta in mezzo a due sul primo palo, Donnarumma battuto, questa non la prende manco lui, 1-0, Osimhen, siamo in vantaggio a San Siro contro il Milan, dai ragazzi.
Occhio Osimhen, bellissimo il tocco da Fabiano Osimhen, tutto regolare. Ciucchi! Ciucchi Lozano, 2-0, raddoppiamo. Grandissimo il Ciucchi Lozano. Non me l'aspettavo, sinceramente. Credevo che sul passaggio di Fabian Ruiz Osimhen potesse essere in offside, però evidentemente non era così. Infatti abbiamo raddoppiato qui, esattamente su questo passaggio. Osimhen era in gioco evidentemente, e poi Ciucchi Lozano a porta vuota, non sbaglia mai. Però andiamo a rivedere, per curiosità, la linea sul passaggio di Fabian, perché queste cose non vanno viste solamente quando si subiscono i gol, ma anche quando si fanno. Vediamo lì Teo, c'è, raga, è perfettamente in linea, sì, ha voglia, nettamente regolare Osimhen, è partito alla perfezione, grandissimo Fabian, però Fabian doveva farlo alto il cross, comunque l'input era quello, però me l'ha fatto basso, ma va bene lo stesso. Ma occhio al Milan che ci prova, Iago Aspas avanza, Koulibaly, ragazzi, Koulibaly, che partita che ha fatto Koulibaly, occhio che si riparte, Tonali, grandissimo pallone per Insigne, no, traversa interna, e la palla che non entra. Raga, triplo cambio per noi, intanto entra anche Mandzukic per Çalhanoğlu. Comunque raga, triplo cambio per noi, dentro Mertens al posto di Osimhen, è importante secondo me per tenere anche un po' di più il pallone, vediamo se Mertens riuscirà a fare questo gioco. E poi due centrocampisti in campo, dentro Bakayoko per Tonali e Zielinski al posto di Fabian. Raga, occhio che siamo nel recupero, cerchiamo di mantenere questa porta inviolata, anche se non conta per l'obiettivo perché dobbiamo farlo in casa qui. Ma ancora Koulibaly, partita di un maiuscolo, ma di un maiuscolo qui. Dovrebbe essere anche finita questa partita, infatti è così, 2-0, espugniamo San Siro, raga, vittoria che vale un macigno ed è giusto festeggiarla questa vittoria. Siamo stati veramente bravissimi, in difesa soprattutto, non hanno fatto nulla, non contate il possesso palla che è una statistica che ha veramente poca importanza per come gioco io. Comunque, veramente li abbiamo annullati, sembrava che anche loro avessero fatto la stessa cosa, però nel secondo tempo abbiamo giocato veramente bene, soprattutto dopo il gol di Victor che ha sbloccato tutto lì. Ci siamo veramente sciolti e piano piano abbiamo dilagato. Ovviamente per dilagato intendo nel gioco, nella prestazione, effettivamente il Milan non ha più visto palla, nel punteggio ovvio che non abbiamo dilagato. Ok, cambia di nuovo la classifica, torniamo al secondo posto, meno 3 come sempre, questo non cambia dall'Inter, siamo sempre lì, puntiamo l'Inter, teniamola agganciata. Una squadra come il Napoli difficilmente riuscirebbe nella realtà a mantenere il passo delle prime, però la squadra è degna, la squadra è forte, l'Inter ce l'ha più forte, è sicuro, però secondo me abbiamo le caratteristiche, forse anche gli attributi, è giusto dire, per mantenere il passo dell'Inter. Raga, dobbiamo restare lì, dobbiamo morderli, perché prima o poi la sbaglieranno una partita. Eccolo qui, è successo, 28-66, l'Inter ha perso una partita. Occhio, vediamo contro chi ha perso. 2-0 in casa contro il Genova. Attenzione, grandissima opportunità per tornare in vetta. E sapete che vi dico, raga, confermo esattamente tutti gli 11, quindi ancora Elmas in campo, per il resto è la formazione migliore possibile, in panchina i soliti noti. Quindi raga, adesso andiamo ad affrontare anche un Bologna con Andrea Yu come centravanti. Raga, quest'oggi paradossalmente sarebbe una vittoria più pesante di quella appena fatta contro il Milan. Il campionato sta uscendo fuori veramente bellissimo e pazzesco. Raga, ci siamo, dai. Occhio subito Osimhen, prova a girarsi, giocatora Osimhen, la tiene Osimhen, partito a 1000, sarà anche calcio d'angolo, sì. Vediamo un po', Fabian, cercare ancora Osimhen, sempre come contro il Milan, anticipato però stavolta da Skorupski, ma ancora Fabian che porta palla, tocca dietro con intelligenza. È un po' Elmas, Insigne, buon il tocco, Osimhen, stavolta chiuso. Occhio Lozano, c'è spazio, c'è superiorità, Osimhen, vado Insigne, il pallone è perfetto, Insigne, devi incrociare, Lorenzo Insigne, il capitano, non sbaglia, 1-0, siamo in vantaggio, molto bene, contropiede, giostrato alla perfezione dei nostri ragazzi, 1-0, qui bravissimo Osimhen che serve veramente alla perfezione, Insigne che se la porta un po' avanti e poi col destro la mette lì dove Skorupski non ci sarebbe mai arrivato.
Insigne qui, pallone rubato dal Napoli, possiamo andare, Osimhen, 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 sei più veloce, sei più veloce, sei più veloce, sei più veloce e soprattutto sei il più forte di tutti. 2-0, raddoppiamo subito qui, cavolata da parte del Bologna che perde palla ingenuamente, ma siamo stati bravi anche noi a trasformare questa azione subito da difensiva ad offensiva. Comunque, riguardiamo appunto questo gol, Osimhen qui servito ancora da Insigne, se non sbaglio, e poi Osimhen che sul primo palo spacca tutto. Occhio Osimhen, avanzo Osimhen, ora buona Fabian, e arriva il 3-0, eccolo qui, finalmente è tornato il mio Napoli straripante, 3-0, segna anche Fabian Ruiz che va ad abbracciare addirittura Bakayoko, e poi si aggiungono anche tutti gli altri e formiamo qui un bel cerchio della felicità. Comunque, bellissimo il tocco dentro di Osimhen per Fabian, che non sbaglia, 3-0 già nel primo tempo, quest'oggi tutto apparentemente semplice. Ok, raga, termina anche il primo tempo, 3-0 all'intervallo, per il momento partita maiuscola da parte nostra. È così che voglio la mia squadra, sempre. Si vede che anche loro vogliono a tutti i costi riprendersi la vetta della classifica che l'Inter ci ha tolto. Occhio Fabian, avanza Fabian, c'è spazio Fabian, va col sinistro Fabian. Tiro potentissimo, raga, non so perché l'ho detta alla francese, comunque mi ispirava, sarà calcio d'angolo, proprio Fabian la mette dentro, sempre a cercare Osimhen, anticipato da Skorupski. Ma siamo ancora lì con Elmas che allarga molto bene per Di Lorenzo, Joe Gomez si butta dentro, il tocco per Insigne, no Insigne, perché non mi ha fatto il colpo di tacco? Occhio Nico Dominguez per vie centrali, Tonali, chiusura Monstre, Koulibaly non te lo dico proprio, Madonna è come stiamo giocando, qui ripartiamo anche subito con Insigne che perde palla, peccato, sarebbe stato il contropiede della vita. Triplo cambio Napoli, dentro Zielinski per Fabian, Skovolsen che batte le mani ad un invisibile Lozano, è la prima volta che lo dico in questa carriera, e in campo anche, che mi sono scordato, Bakayoko per Tonali, sì. Occhio che possiamo andare per l'ultima volta in questa partita. Bellissimo il pallone di Zielinski per Osimhen che la lascia scorrere. Osimhen, 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 Osimhen. 4-0. Segna ancora Osimhen. Dovrebbero essere anche 30 in campionato per il nostro Osimhen. 4-0. Prestazione pazzesca dei nostri ragazzi. Abbiamo giocato benissimo. Siamo veramente una squadra che non molla mai nulla, vogliamo il primo posto, non abbiamo un 11 forte come quello dei nostri avversari, però raga, possiamo farcela, io ci credo, possiamo arrivare al primo posto in classifica, sperare in un passo falso, un altro da parte dell'Inter, provare a rubare quello scudetto. E perfetto, raga, arriva anche il fischio finale. 4-0. Anche porta inviolata, adesso sono 5 su 7. Raga, effettivamente avete visto, 0 tiri in porta per il Bologna. Quest'oggi non si sono veramente visti bravi, soprattutto in difesa noi. Quella chiusura di Tonali e Koulibaly è una godura per gli occhi. Ok, raga, ci siamo, eccoci qua. La statistica ci mette noi, o comunque la classifica, non so dove uscire dalla statistica, ci mette noi al primo posto. Allora, all'andata abbiamo vinto 2-1, al ritorno abbiamo perso 2-1 con l'Inter, quindi a questo punto vale la differenza reti, credo, spero, ma effettivamente dovrebbe essere così, anche se fosse una questione di gol fatti, siamo veramente messi benissimo perché 80 gol fatti, 51 di differenza reti, 29 gol subiti che per i nostri standard sono pure pochi, però paragonato alle altre sono abbastanza. Però raga, noi siamo forti in attacco, non in difesa. Per tradizione è sempre stato così, quindi portiamola avanti. E comunque raga, siamo tornati nella situazione di inizio scorsa puntata. Due squadre al primo posto a pari punti e subito sotto il Milan a meno 1. Unica cosa, adesso la Lazio è più vicina, si tiene più saldo il quarto posto e a meno 5 dal Milan, a meno 6 da noi. La Lazio in questo momento è il tipo il Siviglia in Spagna. E ok, raga, adesso quale prova migliore se non una partita contro il Piemonte Calcio a Juve per consolidare il nostro primo posto? Ovviamente lo vedremo nella prossima puntata, visto che sono quinti in classifica, lottano per un piazzamento in Europa League perché la Lazio è a 10 punti, la vedo difficile, a 10 partite dalla fine. Comunque raga, 30 punti in palio, Piemonte Calcio, Sampdoria e Fiorentina nella prossima puntata. Nel mezzo c'è anche una bella pausa per le nazionali, che può fare bene come no, diciamo è sempre un terno all'otto in questi casi. Poi raga, arriverà il mese di aprile e concluderemo a maggio
nella speranza di poter festeggiare qualcosa. La qualificazione in Champions ormai la do quasi per scontata. Purtroppo, raga, il problema è che nelle altre coppe siamo stati veramente indecenti, perché siamo usciti subito sia in Coppa Italia che in Europa League. Quindi questo non è che ci costringe, però ci impone di fare bella figura in campionato. Non voglio vincerlo, comunque ovvio che voglio vincerlo, però ci starei anche a non vincerlo, però voglio perderlo per poco. Non voglio che l'Inter lo vinca facile, dobbiamo almeno farglielo sudare. Comunque raga, io per l'appunto posso fermarmi qua, episodio trionfale devo dire. Io vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto di iscrivervi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti.